Quello che si racconta è che mentre mirava gli astri e guardava in su, cadde nel pozzo e una servetta di tracia, piuttosto in gamba e carina, prendendolo in giro gli disse che lui si peritava tanto di vedere le cose in cielo e non vedeva quelle che gli stavano davanti sotto ai piedi. Questo scherzo si adatta bene, dice Platone, a tutti coloro che si occupano di filosofia. In realtà costoro non solo ignorano cosa faccia il loro prossimo e addirittura il vicino, ma quasi quasi sia un uomo o qualche altra creatura. Ma cosa sia l'uomo, cosa sia una tal natura convenga fare o subire, a differenza degli altri esseri, egli ricerca e di tale attività si occupa. Di chi sta parlando Platone? Io volutamente ho messo il nome nella lettura di questo passaggio, di cui qui vediamo la rappresentazione. Qui Platone ci racconta di questo aneddoto riferito a Talete. Talete è il primo, per così dire, personaggio centrale della tradizione filosofica occidentale. Non possiamo dire, qui non stiamo a ragionare, il primo filosofo lo è per i manuali di filosofia, lo è per tradizione, non discutiamo di questo. Discutiamo che è sicuramente uno dei grandi del pensiero occidentale e che è uno di quelli che rappresenta proprio il passaggio dalla tradizione dei savi, dei sapienti, dalla tradizione legata, diciamo, alla cultura greca prefilosofica verso il pensiero razionale. E sicuramente su questo possiamo concordare. Anche ridimensionando l'originalità del pensiero di questo autore, come per esempio viene fatto parlando delle sue scoperte scientifiche da André Picot, la nascita della scienza, però ci servirà e ci è servita per esporre queste scoperte di Talete, anche ridimensionandole, non si può negare a Talete questo ruolo importantissimo. Ma cosa voleva dirci Platone con questa immagine falsamente ironica del filosofo? Non, quello che interessava a Platone non era affatto prendere in giro Talete, tantomeno il filosofo in quanto tale, e non ci stupisce perché Platone è un filosofo, giusto appunto. Piuttosto il fatto che Talete, a differenza degli altri, non fosse legato alla superficialità della vita mondana. Mentre tutti sono legati alla superficialità della vita mondana, Talete, anche a costo di essere deriso, e poi questo è un elemento che si ritrova poi per esempio in Socrate, dal momento che, come dire, egli stesso preferiva essere deriso piuttosto che non inseguire la verità, Talete allo stesso modo, piuttosto che non inseguire la verità, non sapere per esempio come funzionavano gli astri, preferisce essere deriso, non si occupa, non si fa carico, per usare, come dire, espressioni del sommo poeta, non ti degnar di loro, guarda e passa, e così appunto faceva Talete. Cosa possiamo dire di questo personaggio? Possiamo dire che secondo la tradizione fece proprio per primo, proprio il motto delfico conosci te stesso, che spesso associamo a proprio la figura di Socrate, ma che era appunto uscito dalle falci, per così dire, dell'oracolo di Delfi, e Talete per primo l'aveva fatto su. Talete nasce nella cittadina e vive nella cittadina di Mileto ed è considerato sicuramente il fondatore della cosiddetta scuola ionica. Non è che ci fosse una scuola, noi usiamo impropriamente questo termine, ma in realtà solo ad intendere una successione di personaggi che erano in contatto e saranno in contatto tra loro. È sicuramente, dicevamo, uno dei primi scienziati filosofi della civiltà occidentale e sappiamo che lo stesso Platone, non solo Platone, lo annovera tra i sette savi
quelli che abbiamo citato nella lezione introduttiva. Si ritiene che sia vissuto più o meno tra il VII e il VI secolo avanti Cristo e annoverasse una grande quantità di interessi, interessi di tipo politico, interessi matematici, astronomici, fisici. Va tenuto conto che viveva in un ambiente particolarmente rigoglioso, florido, oggi diremmo. Mileto era una città che andava incontro a una notevole crescita economica, le colonie erano, come dire, il punto più avanzato della civiltà greca e diciamo erano meno legate anche all'aristocrazia, anche alla reverenza verso chi le governava e questo permetteva una certa eterogeneità di pensiero e quindi il sorgere anche di idee nuove. A principio in questa città, nella cittadina di Mileto, il potere politico apparteneva a un'aristocrazia terriera, ma poi questo fu via via gradualmente sostituito da una plutocrazia di mercanti e questo appunto incentivò il nascere di nuove idee. E tra l'altro questa città fu alleata del ricco stadio dei Lidi, fino a quando poi questo regno, il regno dei Lidi, non fu conquistato dai persiani. Ma pensate che appunto addirittura Mileto sopravvisse a questo stato e lo fece probabilmente grazie anche all'abilità politica di Talete stesso e lo diremo tra poco. E quindi non ci stupisce che a Mileto, in questa cittadina, trovarono i natali o quantomeno trovarono sede i primi grandi pensatori della tradizione occidentale, Talete, Anassimandro, Anassimene e poi vedremo che comunque questa città può essere messa in relazione anche ad altri pensatori. Abbiamo detto appunto che non bisogna, in virtù del racconto di Platone, pensare all'immagine del filosofo come qualcosa di distratto, qualcosa che appunto, come dirà poi nelle nuvole Aristofane, che cade nei pozzi o cose del genere. Non bisogna pensare a questo, a un uomo che non ha il contatto con la realtà, oppure la testa tra le nuvole di chissà di che cosa parla. No, tutt'altro. Anzi, il filosofo è proprio colui che cerca le radici della realtà, l'ossatura della realtà, sia questa all'interno delle cose materiali, ossia nelle cose ideali, di principio, ma che è principio della realtà, quindi il legame con la realtà in realtà è fortissimo, la vera realtà, quindi tutt'altro che qualche cosa di scollegato dalle questioni pratiche, anche concrete. E Talete, come dire, questa cosa la esprime molto bene, proprio come uomo politico. Dicevamo che ebbe a che fare con Creso, il re dei Lidi, e gli permise anche a Creso di risolvere anche problemi molto pratici. Qui ne possiamo andare a citare uno dalle fonti sui presocratici. Per esempio, si dice appunto che Creso aveva un problema, quello di far passare le sue truppe sul fiume e le fece passare su di un ponte e si dice che fu proprio Talete a farlo passare di lì. Essendo in difficoltà, Creso, su come l'esercito gli avrebbe potuto passare il fiume, si dice che Talete, che era presente al campo, fece per lui sì che il fiume che scorreva dalla mano sinistra dell'esercito scorresse dalla destra e avrebbe così fatto, bla bla bla. Ora qui non andiamo a leggere lo stratagemma, chi vuole se lo va a leggere sui presocratici, ecco, e lo stratagemma per deviare il corso dell'acqua e far procedere le truppe di Creso. In realtà bisogna subito dire che appunto la posizione italiana fu molto tranquilla, perché Creso appunto era in lotta poi con i persiani e poi in realtà vinsero i persiani, ma questa prudenza permise proprio alla città di Mileto di rimanere ancora autonoma per altri 50 anni prima di essere anch'essa a sua volta conquistata dai persiani nel 546. Cos'altro poi possiamo raccontare di Talete?
Possiamo, per esempio, raccontare questo aneddoto che ci riporta Diogene Laerzio nella sua vita dei filosofi, per far vedere proprio che abbiamo a che fare con una persona che sceglie un approccio, sceglie un modo di vedere le cose, non certo per incapacità di vederlo in altro. Qui si racconta nella vita dei filosofi di Diogene Laerzio che Talete che cosa fa? Avendo previsto, grazie proprio allo studio della natura, un grande raccolto di olive, beh, prese anticipatamente in a noleggio tutti i frantoi della zona. E poi, quando fu fatto il raccolto, gli subappaltò a prezzo maggiorato a tutti quelli che dovevano frangere le olive. E quindi, insomma, fece un gran guadagno, come dire, non è l'intelligenza verso il guadagno che mancava a Talete. Talete fa delle scelte, nella vita si fa delle scelte, non è che mi manca la capacità di cercare il denaro, ma non è il denaro quello che a me interessa come fine. Io posso avere tutto, ma scelgo di capire come funziona il mondo. Questo è veramente l'atteggiamento del filosofo. Vi ricordate nella definizione che abbiamo dato di filosofo che ha dato Pitagora, beh, dove appunto si dice è colui che viene a osservare, non a guadagnare, non perché non lo può fare, qui ci viene dimostrato, ma perché fa una scelta ben precisa. Bene, Talete viaggiò moltissimo, in particolar modo in Egitto e in Medio Oriente, e questo per così dire da un certo punto di vista mise un po' in secondo piano le sue scoperte, perché appunto soprattutto gli scienziati, gli storici della scienza ritengono che in realtà molte delle conoscenze di Talete furono importate dalla scienza egizia, anche se quella egizia era più una tecnica, quindi in realtà appunto il valore qui rimane. Talete per primo fu il primo greco, recatosi in Egitto, trasferì questa disciplina ed egli stesso fece molte scoperte e di molto guidò gli inizi a quanti vennero dopo di lui, dedicandosi ora con gli intenti più generali, ora più empirici. Quindi si occupò di cose empiriche e allo stesso tempo si occupò di cose generali. Qual era la scienza a cui si fa riferimento? È la misura, la misurazione, cioè la scienza della misura, ovvero la matematica, oggi diremo. E la geometria. La celebrità di Talete è poi legata anche a un'altra serie di aneddoti, aneddoti che però ci dicono ancora abbastanza su questo autore di cui purtroppo non c'è rimasto niente, quindi bisogna affidarsi, come dire, a queste testimonianze per sapere che cosa ha fatto e per ricavare il suo pensiero e anche la genialità. In particolar modo è il primo a proporre la previsione di un'eclisse, una previsione di eclisse che è quella del 584, che effettivamente si realizzò, e poi la misurazione delle grandi piramide della piana di Giza. Allora, cosa diciamo? Per quanto riguarda la previsione dell'eclissi, scusate, questo è un bisticcio di parole, qui mettiamo l'eclisse, per chi non avesse presente bene cos'è, si tratta ovviamente di quando la Luna si mette nel mezzo tra la Terra e il Sole. Che cosa bisogna dire? Beh, probabilmente Talete più che il giorno indicò l'anno e non fece altro che trarre queste conclusioni dai dati che erano già noti agli Egizi e ai Babilonesi. Ma appunto, traendo da questi, fece affermare un nuovo paradigma, cioè quello della scienza che fa le previsioni, che è una cosa fondamentale nella prospettiva e nel paradigma occidentale. Tutte circostanze, ovviamente, che in seguito giocheranno a favore del tentativo fantasioso, ma non del tutto realistico, della presenza di un'antica, di una prisca sapienza in Egitto. Ma qui, diciamo, ora su questo aspetto non ci soffermiamo, lo riprenderemo quando parleremo, per esempio,
dei testi ermetici oppure piuttosto della tradizione umanistica rinascimentale che sposava in parte questa tesi. Per quanto riguarda invece la misura della piramide, qui vediamo proprio un vero e proprio salto di qualità del pensiero greco. In realtà veniva utilizzato da Talete anche per esempio misurare la dimensione effettiva delle navi, quindi aveva anche delle applicazioni, diremmo noi, che riguardano la guerra, e questo vedremo, in realtà è questa modalità è alla base di quello che è noto come teorema di Talete, che appunto probabilmente in realtà era precedente anche a Talete, non c'è un'esposizione di Talete, però possiamo comunque attribuirlo a Talete e chiamarlo col suo nome. Bene, in cosa consiste la difficoltà e la grandiosità di questo problema da risolvere? Vabbè, facciamo un esempio. Prendiamo una colonna. Beh, per misurare una colonna è abbastanza semplice. A parte il fatto che sia alta, io vado in cima, butto giù una fune, una cordicella, poi misuro la cordicella e ho l'altezza della colonna, no? Prendete, per esempio, la colonna troiana a Roma, prendete una fune, andate giù. Però questa operazione è molto semplice, per una piramide non può essere compiuta. Perché? Perché la piramide ovviamente appunto scende a piramide, quindi non è possibile buttare fino al centro della base una corda, cioè noi misureremmo il lato, ma non misureremmo l'altezza, misureremmo l'altezza della faccia di un lato, ma non l'altezza effettiva della piramide. E allora come si fa? E come si fa? Si narra che appunto Talete, un colpo di genio, riuscì a capire che poteva appunto fare questa misurazione attraverso un bastone o un normale regolo. Un regolo si intende una specie di metro, per intenderci, attraverso una proporzione. E qui vediamo una rappresentazione, un taglio che ci permette di lato di vedere, sfruttando ovviamente i raggi del sole e l'ombra. L'ombra prodotta da un bastone doveva in qualche modo essere in proporzione all'ombra della piramide in un determinato momento, quando veniva colpita dai raggi del sole. Cioè si faceva una proporzione tra A, il bastone, B, la sua ombra, così doveva essere C, l'ombra della piramide, di la sua altezza. Come vedete è un ragionamento gagliardo, se ci pensiamo, e infatti è così. Se si misura l'ombra di un bastone di lunghezza nota e nello stesso momento la lunghezza dell'ombra della piramide, con una semplice, si fa per dire, proporzione, si ottiene che l'altezza della piramide. L'ombra del bastone sta infatti all'altezza del bastone, come l'ombra della piramide sta all'altezza della piramide, che è la nostra X. Qui ancora una volta, col sole bello a 45 gradi, possiamo vedere questa idea ingegnosa di Talete. Ora, in realtà Talete ebbe altri problemi, tipo come si fa a prendere per benino la misura dell'ombra dalla base, ma ora su questi dati tecnici sorvoliamo. Il fatto sta che riuscì a compiere la misurazione, e qui è chiaro che non possiamo che riconoscere effettivamente a Talete di avere inventato di fatto la scienza occidentale nel modo con cui la intendiamo oggi. Da questa misurazione deriva poi anche il famoso teorema di Talete, su cui ovviamente noi non entriamo dal punto di vista tecnico, ma lo richiamiamo esclusivamente alla memoria. Vediamo l'immagine della Terra che ha Talete. Allora, l'immagine della Terra che ha Talete in realtà in buona parte è ancora legata alla tradizione precedente. Abbiamo detto Talete è una figura di passaggio, ce la descrive circondata dalle acque al centro di una sfera che in un giorno fa una rotazione intorno al suo asse passante per la polare, via 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 così dicendo, ancora prendendo la testimonianza di Seneca. Talete ammette che la terra è sostenuta dall'acqua, che è trascinata come un'imbarcazione, che quando si dice che trema il terremoto, allora essa fluttua per il movimento dell'acqua.
E questa è una versione, una visione della cosmologia di Talete. Ma perché quest'acqua, acqua ricorre? Beh, quest'acqua ricorre perché, appunto, come ci ricorda Aristotele, Talete ritiene che il principio primo di ogni cosa sia l'acqua. Io non vi leggo qui tutta la citazione. Talete dice che il bel principio è l'acqua e affermava che la terra galleggiava sull'acqua e forse, dice Aristotele, questa opinione diveniva dal fatto che l'acqua era il nutrimento delle cose. Questa cosa, diciamo, che dice Aristotele, la prendiamo come un'opinione interessante. A me piace però un'altra lettura, cioè questa idea della ricerca del principio, cioè di qualche cosa, di una radice comune, che è l'ideale, poi, che sarà l'ideale platonico di ogni scienza, cioè ricondurre il molteplice a un'unica radice, a un unico principio da cui tutto scaturisce, un principio che un po' come dice oggi la scienza, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Molto interessante. Questa è una lettura che non vi do io, cioè io ve la ripropongo, non è una lettura mia, ve la propongo dall'analisi che ha fatto il nostro compianto filosofo italiano Severino. Quando Talete afferma che l'acqua è il principio, con tal parola intende dire che c'è qualcosa che non esce dal nulla e non va nel nulla, ed è dunque eterno. Talete sostiene che ci sia una fisis, un essere da cui le cose provengono, in cui ritornano, che è sempre salva dal nulla e che è la matrice di tutte le cose. Ecco, ma quando ovviamente chiama questa essenza acqua, è chiaro che non sta guardando a quella che noi viviamo, a quella nel bicchiere, a quella che poggia, ma a qualche cosa di più profondo. E in questo troviamo veramente la grandezza di Talete e in questo troviamo la nascita del pensiero filosofico occidentale, cioè la ricerca del principio. Non solo come vuole Aristotele qui, che sembra quasi sminuire il principio della vita, ma proprio come struttura mentale, la ricerca di un unico principio da cui poter derivare in qualche modo tutte le cose. Questa è una cosa veramente straordinaria. C'è molto altro anche da dire su Talete, però in realtà noi non abbiamo fonti certe su questo molto altro. Abbiamo per lo più le testimonianze appunto di Diogene Laerzio, le testimonianze che troviamo in autori latini, le testimonianze di Platone, però alcune piccole cose ci può interessare ricordarle. Per esempio, dicono che egli pure sia stato il primo a sostenere l'immortalità dell'anima, e questo è un aspetto importante perché pone un tema centrale nella filosofia classica. Noi non approfondiremo ovviamente tutte le cose che possono essere dette su questo autore, però ci siamo soffermati su alcuni dei suoi detti memorabili che qui vi riproponiamo perché è interessante. L'essere più antico è Dio perché non generato, il più bello è il mondo perché è opera divina, il più grande è lo spazio perché tutto comprende, il più veloce è l'intelletto perché passa attraverso tutto, il più forte è la necessità perché tutto domina, il tempo è più saggio di tutti, scopre sempre tutto. Ovviamente non sappiamo se queste sono tutte parole di Talete, però sono belle e abbiamo deciso così di riportarle. Bene, ci lasciamo con questo autore per ritrovarci poi in seguito con Anassimandro, che è il secondo che tratteremo in questa serie di lezioni. Grazie e arrivederci.